Allora ragazzi, benvenuti alla nuova lezione del capitolo di armonia, del corso di armonia. Oggi parleremo della scala dorica, quindi siamo ancora ovviamente sulle scale modali relative alla scala maggiore. Rinnovo l'invito a leggere due moduli fa dove parlo della differenza e cerco di spiegare nel modo più semplice possibile la questione modi e scale modali. E oggi faccio l'esempio in La, e la scala dorica, a differenza di molti studi che ho trovato, molti libri didattici, ma anche didattici stessi, non prendo in considerazione la relativa scala maggiore, quindi il solito esercizio, diciamo, sol maggiore, da sol, poi parto da la e faccio le stesse note di sol, poi da si, do, questo serve poco. Concentriamoci sulla scala dorica come una scala a sé stante, come un mondo a parte, come soprattutto un insieme di suoni molto particolare che si differenzia appunto da ogni altra scala. Allora, come studiarla? Innanzitutto, solito consiglio delle tre posizioni, quindi siamo La dorico, la posizione dell'indice, del medio e del minimo. Ovviamente, come avete visto, come avete studiato, come avete intuito, la nota che differenzia la scala dorica, la scala minore naturale, è la sesta, che è maggiore invece del minore. Ci arriviamo tra un attimo, intanto facciamo il nostro solito esercizio di suonare la scala dorica su tutta la tastiera, ma non pensando alla relativa maggiore di sol, pensando alla scala dorica con tutti i suoi intervalli. Quindi la nostra tonica diventa la, il sol della settima minore non è la tonica. Fare i soliti identici esercizi per tutte le altre scale, anche con il dorico, partendo ad esempio da mi dorico, scendo col fa dorico, risalgo col fa diesis, oppure tutte su una corda, quindi mi dorico. Su una corda, su due, su tre, eccetera, eccetera. Il solito consiglio che vi ho detto anche per la scala maggiore è quello di dividere la tastiera in parti, diciamo, immaginarie e farle, ad esempio, prima sui primi quattro tasti. Quindi parto da mi dorico e suono solo nei primi quattro tasti. Risalgo con fa dorico, riscendo con fa diesis dorico e così via. Poi mi sposto nel registro medio, nel registro alto, con lo stesso procedimento, alternando il tutto. Un altro esercizio che ancora una volta rinnovo l'invito a fare è quello di alternare la scala con l'accordo, con l'arpeggio relativo, in questo caso
facciamo arpeggio di settima e la minore settima, quindi alternare ad esempio una battuta di la dorica con una battuta di arpeggio di la minore settima. Di nuovo la dorica, cambio battuta, arpeggio. Scala e così via. I pattern che abbiamo spiegato nel modulo precedente possono essere trasportati, diciamo, in questa nuova scala. Andiamo soprattutto a sentire la sonorità che ha questa particolare scala. Il tappeto è un La minore. E vado a farmi i miei soliti esercizi con la base sotto. Ottimo è quello di provare a creare qualche melodia usando appunto questa scala, oppure di analizzare i brani che sono stati costruiti sul modo dorico, che anche in Italia abbiamo degli ottimi esempi. Primo che mi viene in mente, forse più famoso, Impressioni di settembre, che non mi ricordo che tonalità è, ma il re
Se guardate anche il riff principale, il riff iniziale, il tema principale della canzone è costruito sulla scala dorica. Suono il Si naturale, quindi la sesta maggiore, gli accordi sono Re minore, Do maggiore, Sol maggiore, Re minore. Provassi a suonarla con un modo eolico perderebbe tutta la sua bellezza, la sua particolarità. E questo è anche in funzione appunto del giro armonico che è costruito appunto su non su una tonalità di riferimento che Re minore sarebbe, Re minore naturale sarebbe Fa maggiore, ma è proprio un giro armonico dorico perché Re minore è la tonica è il primo accordo, quindi la tonica, la tonalità è proprio Re minore dorico, Re dorico. Accordo successivo un Do maggiore, e poi c'è un Sol maggiore, che è il quarto grado, che se fosse stato il Re minore naturale non avrei avuto, perché avrei avuto il Sol minore. Altri esempi famosissimi sono appunto So What di Miles Davis, dove anche il contrabbasso, il tema principale, il riff costruito su punto Re dorico. Stesso discorso, Si naturale. Perderebbe ogni senso se fosse suonato con la sesta minore. Avrebbe tutto un altro colore, appunto, un altro senso. Quindi il consiglio che vi do, appunto, è quello sempre di prendere dei tappeti inizialmente e sentire proprio la sonorità della scala senza pensare a una tonalità di riferimento, appunto al tonale, ma pensare alla scala come una cosa a sé stante e poi analizzare appunto le melodie e il rapporto tra la melodia e il giro armonico. Ci vediamo per il modo frigio.